Questa storia incomincia in biblioteca. Una sera avevamo messo all'ordine del giorno di parlare della collina e specialmente dei sentieri comunali. Abbiamo individuato il sentiero della Caressola. Stando a quello che dicevano i nostri vecchi e poi andando a spulciare, avendo con noi il Casimiro Corna negli archivi della parrocchia, abbiamo incominciato a parlare, per dare la possibilità alla gente di fruirlo, perché era diventata una discarica. Abbiamo preso i pensionati CIS e il gruppo Redorta e abbiamo incominciato, eravamo in tanti, però abbiamo incominciato un po' con disordine. Poi sono venuti anche due o tre pensionati capaci anche di guidarci. E abbiamo incominciato proprio sull'orlo del torrente Capra. E lì la prima cosa bisognava fare un ponte, una grossa difficoltà per noi, perché non avevamo né mezzi né capacità. Abbiamo incominciato a chiedere, abbiamo trovato della gente generosa, ci ha dato il legname per costruire il ponte. E abbiamo costruito questo ponte in legno. Era uscito anche bello, però era legno usato che sapevamo che aveva poca vita. E poi andando avanti, andando su, abbiamo incominciato a risanarlo perché era un acquitrino, mettendo la ghiaia come eravamo capaci noi, perché non eravamo dei professionisti. E lì però la gente, i volontari, piano piano si sono diradati. E per questo è stato anche un bene perché abbiamo formato questo gruppo denominato Amici del Sentiero. E questi saranno quelli che poi vanno avanti diversi anni. A un certo momento era rimasto il Corti e il Mino. Allora siamo andati dalla Protezione Civile, abbiamo detto prendetelo voi, ve lo consegniamo e noi passeremo a vedere se fate le cose bene.